C'era bisogno di una riforma che mancava da più di 20 anni. Ricordiamo che noi siamo l'unica regione che non aveva ancora applicato come metodo di calcolo l'ISEE, che è sicuramente un sistema di più equità e giustizia sociale, perché va a vedere effettivamente cosa una persona ha. Sulla riforma regionale dell'edilizia residenziale pubblica non si torna indietro. L'assessore ai servizi sociali, Manuela Lanzarin, difende una riforma che definisce dai molti contenuti positivi, annunciando comunque l'introduzione delle necessarie correzioni. Ma non ci sarà alcuna sospensione del provvedimento, come chiesto dal Partito Democratico. Il Partito Democratico fa la propria parte politica e va bene, insomma. Noi invece abbiamo già messo in atto tutta una serie di iniziative, tra cui appunto con il provvedimento che è stato varato dalla Giunta ieri, la creazione di 7 nuclei tecnici suddivisi per ogni singola ATER, che da qui al 30 di settembre hanno il compito di valutare quei casi cosiddetti anomali, quei casi che hanno avuto questi aumenti importanti e capire come intervenire da un punto di vista normativo poi per aggiustare la legge, non per sospendere e non per cambiare la legge. Quindi nessun dietrofront da questo punto di vista. La Regione si muove su due binari: da un lato tutelare le fasce più deboli della popolazione, dall'altro assicurare possibilità d'accesso agli alloggi anche ai 14.000 potenziali assegnatari che ne hanno i requisiti. A chi chiede perché i nuclei tecnici non siano stati attivati prima, Lanzarin ricorda il tavolo di monitoraggio già al lavoro e come solo ora si abbia un quadro di cosa c'è dentro le case popolari in Veneto. Oggi noi abbiamo la fotografia che effettivamente, se parliamo di patrimoni immobiliari, immobiliari, insomma, è una fotografia importante. E quindi oggi abbiamo la possibilità invece di andare a incidere in maniera più dettagliata e quindi di dare una risposta agli anziani, a chi ha avuto, non so, l'evento straordinario come può essere il TFR piuttosto che l'incidente, l'assicurazione.